Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfair Games. Io sono Valfair, il signore dei giochi, e bentornati ancora una volta su Survarium. Allora ragazzi, oggi pronti con altre partite e abbiamo anche delle piccole news per così dire. Allora, innanzitutto ho portato gli Scavengers finalmente a livello 5 e ora mi sto concentrando sui Black Market, del quale con le missioni giornaliere ho ottenuto questa armatura qui, che vedete sull'omino qui. Infatti è proprio questa che ho addosso, dà 70 di armatura, riduce del 10% il danno ad esplosioni, e però rallenta non di poco e ha pure un costo di energia maggiore quando corriamo, quindi consumiamo più stamina del normale quando corriamo. In più abbiamo un'arma di Black Market, un'arma di livello 2, che poi vi ricordo in gioco ragazzi tutte le armi sono forti, dipende da come le usiamo e da dove andiamo a beccare con i colpi. E lì casca l'asino quando si cercano i cittoni. Allora, questa arma è un Valmet RK.62, 38 di danno, 25 di armor penetration, ratio di fuoco di 650, effettivo raggio d'azione di 45 metri, 30 colpi in canna, stopping power 30%, che non è male se spariamo le gambe, uno slowdown, quindi ci rallenta per via del peso del 5%, e una ricarica di 3 secondi. Un'arma che alla fine non è né buona né troppo male, diciamo che è come l'M4, è forte ma non fortissimo. Con tutto che a livello 3 potremmo prendere l'M4, però costa troppo, io l'ho anche già provato e non è tutto questo chissà che cosa. Il nostro arma infatti sì, ha un ratio di fuoco minore, ha anche un po' più di rinculo, però ha più armor penetration e fa più danno, quindi può uccidere con molti meno colpi. Poi a livello 5 e a livello 4 potrei prendere l'HK, che non sarebbe male, l'MP7, che anch'esso non sarebbe assolutamente male, la Colt M1911, che vorrei prendere, e altri aggeggini. E poi a livello 5 ci sarebbe l'FN Mini, che a me mi piacerebbe da impazzire prendere, una mitragliatrice pesante assurda, però lo vedremo più avanti. Per ora partiamo. Ok, allora, a parte l'audio glitchato del layout, per così dire. Ci ha trovato una partita deathmatch, quindi chi più mette a segno uccisioni, portando a zero il numero di vite della squadra nemica, più rapidamente si vince. È la prima volta che provo quest'arma in gioco, ragazzi, quindi ora noi vedremo, esaminandola in partita, anche se l'arma è stock, se è un'arma che ha del buon potenziale o è un'arma che va evitata. Quindi lo vedremo finché non troveremo, proveremo così con un po' tutte le armi, finché non troveremo l'arma adatta a noi. Allora, lato destro e sinistro sono zone dove in questa mappa la gente fa i cosiddetti sniper wars, quindi si mettono lì a cecchinare, combattono. Finito di tirare granate. Ok, di là c'è il loro spawn. Come arrivano colpi lì? Da fuori. Non l'abbiamo preso neanche una volta. Lui vediamo come ci ha preso esattamente con l'arma di livello 1, la K. Ah, così, proprio scivolando. Ci ha preso in scivolata nella salita. La ritentiamo. E appena mi rompo il pipo, vado di mosi. Ok, una kill e un assist intanto.
lui ci ha preso Bisai in testa dritto dritto per ucciderci subito, mentre noi l'abbiamo solo ferito. Il che però è un attimo strano. Ah, ok. Ha semplicemente sculato l'headshot, ok. L'importante è che non ricapiti troppo spesso, perché sennò inizia a puzzare di bruciato, come in un po' tutti i giochi. Più che altro è semplicemente, ragazzi, per una questione di... come dire... pararsi il culo, prevenire è meglio che curare, nel caso risegnaliamo. Fine. Anche se lì io ho sbagliato a sparare in no scope senza mirare, lì era forse meglio che io miravo. Ok, io faccio semplicemente il bastardo. Mi metto qui e attendo un attimo se qualcuno di loro vuole uscire. Uno di loro è voluto uscire. Io zastriavo il bicchiere. Vediamo se dall'autobus c'è un qualche punto che ci possiamo mettere ben nascosti. Ben nascosti, però ci para Nicola, ubbimi. I colpi che non possiamo sparare. Allora, c'è un nemico proprio lì, dal lato basso. Se devo essere sincero, ragazzi, non è malaccio quest'arma, eh. Si sta rivelando particolarmente buona. Si sta rivelando particolarmente buona. Come dicevo, ragazzi, come l'M4. Forte, ma... non fortissimo. Ora, quel tizio sa che io sono da questa parte, più o meno, infatti se ne starà tipo... Mi segnava qualcuno che sparava lì. Qualcuno là sopra. Qualcuno che proverà a cecchinare, poco ma sicuro, eh. Se uscisse la testolina mi basterebbe un colpo ben assestato in testa, però deve uscire la testolina di lì il tizio. Però me lo segna proprio lì. Ah, ok, proprio là sopra c'è un tizio che spara. Al piano superiore, allora, non è al piano di sotto, ok. Però se non escono, non viene tanto facile. Sento corsa alla mia destra nel radar, ok. Kill assist. E ci curiamo. Ok, come ha fatto a vederci senza vederci, questa cosa me la devi spiegare. Perché proprio è sbucato così, sapendo a colpo sicuro il punto dove eravamo. E noi non avevamo ancora sparato un colpo. Un nemico al piano di sotto lì. Che il tizio ha dato proprio per scontato che noi eravamo in questo punto preciso vicino all'autobus. Quindi è meglio muoversi. Ok, io faccio un attimino di... parkour, se il gioco mi permette. Senti, senti come corrono. Sono rimasti bloccati dentro. Io ho fatto già 4 kill, morto 2 volte, 106 punti, ok. E questa la stiamo vincendo di brutto. Li stiamo praticamente... siamo arrivati al punto di spawn killarli. E se devo essere sincero, ragazzi, quest'arma non sembra niente male. Certo, forse ridurre un po' il rinculo o silenziarla potrebbe essere una buona mossa, è da vedere. Horizontal dispersion. Ok. Neanche il tempo di provarla ed è già finita la partita. Abbiamo vinto.
e abbiamo ottenuto anche un componente che ora andremo ad esaminare, perché non ricordo, questo tipo di componente dovrebbe essere per un fucile a pompa. Ah, ok, per il TOZ 34, che è un fucile a pompa a doppia canna, che ha due canne una sopra l'altra e può sparare solo due colpi. Ecco, come arma non è assolutamente male, ragazzi. Quindi credo che la utilizzeremo per un po'. Così vediamo un attimino meglio anche come si presenta e che cosa combina. Detto questo, ragazzi, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente, lasciate un mi piace. Se avete qualche pensiero, ragazzi, sulle armi del gioco, o dubbi sul gioco, non esitate a commentare, io sarò prontamente, come dire, disposto a rispondere ai vostri commenti con la mia esperienza di questo gioco. Detto questo, da Valfair Games è tutto, alla prossima!